Immaginiamo di avere un bordone, un minor, di questo non abbiamo parlato ovviamente con molte persone che conosco. Lo penso in questo modo, ovviamente questa forma delta non amo, perché abbiamo una terza al canto, non è una forma completa, preferisco di gran lunga, se devo pensare a una tonica, che chiedo su una tonica. Le ottave come le quinte nascoste sono sicuramente le forme più complete. Già un'inversione, o comunque dove il canto mette una terza, un po' stona. Ancora di più un terzo grado. Sesta e quarta. Una terza inversione. Però queste forme devono esserti chiare, altrimenti non sai di cosa sto parlando. Cosa ben diversa se a un certo punto io sposto le terze e le settime. Ovviamente ho avuto degli effetti un po' diversi, nel senso che a meno che io non voglia avere un effetto ben definitivo di un minor 9, non nona bemolle, corda di nona, non è sgradevole avere una tonica e terza al canto. Mi sposto ad esempio quarto grado, sorry, terzo, quarto grado, quinta, se non voglio mantenere la tonica di basso, lo posso fare mantenendo la terza, sempre quinta, vedi? Quindi alterno mantenendo al canto la stessa nota bassi differenti. E questo è interessante come analisi. Per cui incominciamo a rivedere che abbiamo stato fondamentale, first inversion, sesta maggiore, Dorian. Senti il colore. In questo rivolto. Re minor, ok? Settima bemolle, l'ho ottenuto da questa, ovviamente è stata fondamentale in inversione di basso della terza al canto. Ok, ovviamente. Vediamo un po' un esempio.